oltre 11.000 rispondenti all'ultimo sondaggio della tecnica della scuola. La categoria più spaccata sul Green Pass è quella dei docenti, quasi un 50-50 la suddivisione tra chi dà l'ok, il 48,5% dei rispondenti, e chi continua a dirsi contrario a provvedimenti troppo rigorosi, il 50,6%. Maggiore accordo lo si ritrova nella comparazione tra le altre categorie, dove in maggioranza prevalgono i no al Green Pass, quasi 8 su 10 si dicono contrari tra il personale ATA, e stesse proporzioni le ritroviamo tra i genitori e i dirigenti scolastici. I no in queste categorie vanno dal 78,1 al 75,9%. I no degli studenti schizzano a circa l'83% ed è il dato più alto tra i contrari. Non sorprende, dato che per giovani e giovanissimi nel rapporto tra rischio e beneficio in fatto di vaccini anti-Covid la bilancia pende sul primo. A rispondere al sondaggio in maggioranza assoluta gli insegnanti, più della metà dei rispondenti, 55,5%, seguiti da una quota importante di genitori, attorno al 32,8%. Quasi il 44% di risposte proviene dal nord Italia, oltre il 30% dal sud, isole incluse, e attorno a un quarto complessivamente sono le risposte provenienti dal centro. Quanto al grado di scuola, sono le scuole superiori a raccogliere il maggior numero di risposte, oltre il 40%. La primaria e la scuola secondaria di primo grado si attestano ognuna attorno al 25% di risposte.